Questo programma è offerto da Palermo, operazione Cala S.P.A., latitante la mente dell'organizzazione. Bagheria Castelzaccia, oggi la marcia della pace. New York, premiato regista palermitano. Sport, calcio, Palermo, obiettivo vittoria. Palermo, operazione Cala S.P.A., latitante, la mente dell'organizzazione. Dopo anni di silenzio, il clan mafioso di Villabate ritorna nel mirino giudiziario. Secondo il procuratore aggiunto di Palermo, Dino Petralia, nel 2009 i boss di Villabate avrebbero tentato una truffa pari a 40 milioni di euro ai danni del Montepaschi di Siena. Necessarie sono state le intercettazioni al figlio del boss Nino Mandalà. A capo della banda, composta da colletti bianchi e hacker professionisti, vi era l'avvocato Alfredo Tortorici. La componevano Nino Mandalà, Dario Dumas, Eustachio Fontana, Francesco Spataro, Calogero Marino, Francesco Scimone, Natale D'Amico, Antonio Atria, Francesco Ilari, Andrea Giuseppe Mandalà, Paolo Porisensi, Roberto De Ponte, Nicola Staggi, Giovanni Perrone, Germano Dal Rosso, Alessandro Feo, Francesco Sanchez, Matteo Licari. È stato prezioso il contributo del collaboratore di giustizia impiegato di banca Francesco Spataro, indagato per una rapina di 2 milioni di lire nel 1995 e poi assolto. Complice alla losca vicenda anche l'avvocato Atria di Castelvetrano, paese di Matteo Messina Denaro. Il pentito ex impiegato di banca Francesco Campanella era sicuro di arrivare ai conti di Spoto. Dopo 4 anni di accertamenti, gli uomini guidati dal colonnello Salvatore Altavilla hanno fatto luce sulla fitta rete che riguardava anche 8 aziende agricole. Bagheria e Casteldaccia, manifestazione antimafia. Stamattina tantissime sono state le scuole, le istituzioni pubbliche che sono accorse e intervenute per l'inaugurazione della strada provinciale dedicata ai 30 anni della marcia antimafia. Presenti a questa importante manifestazione, il sindaco di Bagheria, il sindaco di Casteldaccia e il vice sindaco di Villabate, organizzata dal centro studi Pio La Torre. Alle mie spalle il corteo si sta spostando verso la targa inaugurale che sicuramente chiuderà questa manifestazione in ricordo di questa marcia chiaramente di 30 anni fa. Questa strada infatti fu percorsa dalla società civile per dire no a ogni forma di criminalità organizzata. Vice sindaco, un'importante manifestazione per ricordare soprattutto, ma per far rivivere ovviamente quei momenti così forti, significativi della marcia di 30 anni fa. L'amministrazione comunale sta organizzando questa iniziativa, il vice sindaco cosa aggiunge? È un appuntamento importantissimo che ricorda una stagione bruttissima della nostra storia, quando 31 anni fa Casteldaccia era uno dei vertici del triangolo della morte. 31 anni fa la coscienza della lotta antimafiosa si spostò dalle aule dei tribunali nella coscienza dei cittadini ed è giusto rivivere quel momento di grande mobilitazione che credo abbia cambiato la storia della lotta alla mafia, quindi non solo il sacrificio di pochi uomini, di pochi magistrati, ma una sollevazione popolare, una presa in carico popolare. È importante continuare nella testimonianza che da sola non è solo retorica, ma ha un valore pedagogico per insegnare alle giovani generazioni il significato di questi avvenimenti. Lei 30 anni fa c'era, che ricordo ha? Io ero tra gli organizzatori, fu un momento esaltante vedere tanta gente
che per la prima volta sfidava la paura della mafia. La parola mafia fino a qualche giorno prima, 31 anni fa, si diceva sottovoce, non si aveva il coraggio di parlare chiaramente di mafia. Da quel momento in poi è cambiato l'approccio al problema, il modo di sentire questa grave tragedia che blocca lo sviluppo e il progresso della nostra isola. Quindi addirittura lei organizzò questa manifestazione. Ero giovane, ero abbastanza giovane. Era impensabile che un'amministrazione dopo 30 anni si schierasse in modo evidente e chiaro contro la mafia. Ora non ero un amministratore. Dico, ma oggi a mente serena, dico, ricordare che dopo 30 anni una manifestazione del genere, era impensabile che un comune si schierasse in modo così forte contro la mafia. Ma certamente fu un fatto epocale proprio per questo motivo. Noi costringemmo i sindaci a salire sul palco e a dire una parola chiara contro la mafia. Quello fu un grande evento storico, un grande cambio di strategia. Io ero giovanissimo, dato una mano e partecipavo al comitato di lotta alla mafia che era stato fondato dai preti del distretto Castel d'Accia, padre Cosimo Scordato che era l'ispiratore, e partecipai a quella marcia che veramente è un ricordo che scalda il cuore, ma che oggi ha un valore importantissimo, sentendo questi bambini che parlano, è qualcosa di veramente eccezionale. Un momento davvero importante questo, il ricordo di questa marcia e soprattutto la scopertura di questa importante targa che ricorda questa marcia. Cosa vuole aggiungere lei? Niente, che è fondamentale semplicemente ricordare che è stata la rivolta di uomini che senza mascherarsi hanno marciato contro la criminalità mafiosa. E vedere oggi questi giovani qua, questi ragazzi, è bello, è come vedere le loro facce pulite, belle, radiose. Mi sembra quasi di guardare quei giovani di 30 anni fa che marciavano e lottavano a viso scoperto. E io auguro a questi giovani di vivere un mondo in pace, senza la mafia, e vedere questo cancro sconfitto definitivamente, grazie anche a loro. E quindi, come ho sempre detto, anche e soprattutto la cultura è fondamentale per cambiare mentalità totale e sconfiggere la mafia. 30 anni sono stati l'anno scorso e l'abbiamo ricordato con una riedizione alla marcia alla quale partecipavano i genitori, i ragazzi di allora che sono diventati genitori con i figli, che appunto i ragazzi delle scuole medie superiori che hanno partecipato l'anno scorso. Quest'anno, avendo l'anno scorso chiesto l'intitolazione della strada alla marcia antimafia appunto il 26 febbraio 1983, la provincia ha accettato l'invito. La strada da questo momento è intitolata alla marcia antimafia 26 febbraio 1983, cioè data simbolo, come noi abbiamo detto nel paragone, un po' forzato ma ha questo significato, come lo fu il 1848 per la prima rivoluzione democratica della Sicilia, come lo fu il 24 maggio per l'Italia, come lo fu il 25 aprile 1945 la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e la nascita del primo Stato democratico repubblicano dell'Italia. Questa deve diventare una data simbolo, cioè la data che segna la rivolta popolare di questa zona contro l'intimidazione e la repressione mafiosa. Ed ha avuto un successo, perché sia la legislazione antimafia, sia la confisca dei beni ai mafiosi e così via, hanno fatto strada, e grazie anche a questo movimento che è stato poi diffuso in tutta la Sicilia e in tutto il paese. Grazie al fatto che aveva una caratteristica, credenti e non credenti, laici e religiosi, opinioni politiche diverse si sono messi insieme per un'antimafia trasversale che poneva il problema di una democrazia compiuta. Una democrazia compiuta non può tollerare alcun potere occulto. Ma perché ancora parliamo di mafia? Perché l'intreccio pernicioso tra mafia, affari e politica ancora non è stato dissolto, non è stato rotto. Continua la battaglia, continua la marcia perché questo avvenga. Villa Abate è qui per partecipare a questa manifestazione, tantissimi amministratori. Voi che cosa volete aggiungere? Noi vogliamo dare la nostra testimonianza, la nostra presenza. Oggi siamo qui con una delegazione ufficiale del Comune ed è importante questo, che le istituzioni siano presenti. Siamo qui con alcune scuole di Villa Abate e soprattutto con le associazioni. C'è una volontà in paese di cambiare, di dare il riscatto al nostro territorio, e su questo siamo tutti concentrati e uniti. Vogliamo che Villa Abate, Bagheria, Ficarazzi,
possano cambiare, possano essere territori in cui i giovani possano avere spazio e possano affrancarsi da un sottosviluppo e da un retroterra culturale mafioso che negli anni ha contraddistinto e pesantemente condizionato questi paesi. Anche le scuole hanno voluto partecipare a questo corteo antimafia a cui tenevamo tantissimo a essere presenti. Infatti c'è anche il nostro Confalone con la rappresentanza del comando dei vigili urbani villabatesi. Lei pensa che con un piccolo, facendo un piccolo, qualcosa possa cambiare? Certo, un piccolo contributo, anche che quello che può essere un corteo, è un segnale importante per la nostra comunità. Bagheria e Casteldaccia fanno parte appunto di questa manifestazione e sono tra gli organizzatori. Cosa ne pensa? Ma noi 31 anni fa queste comunità nostre di Bagheria e Casteldaccia hanno detto no a un metodo, a una cultura, a un modo di fare che era impregnato di valori mafiosi. Oggi ricordiamo questo evento perché dobbiamo rinnovare la presa di consapevolezza, perché quel momento è stato un momento di discontinuità forte. Abbiamo il dovere, in qualità di rappresentanti della nostra comunità, di essere presente e di dire no al sistema della prevaricazione, dell'omertà e al non rispetto delle regole. Allora ognuno deve fare la sua parte. La presenza dei giovani qui significa questo: sono quelli più sensibili, sono le generazioni future e a queste generazioni dobbiamo trasferire questi valori. Ecco qual è il significato di questa manifestazione e della nostra presenza. Secondo lei la cultura dell'antimafia a che punto è? Ma abbiamo fatto molto passi avanti, ma ancora molta strada c'è da fare. Continuiamo così, io penso che nel giro di un ventennio chi ci sarà dopo avrà una maggiore sensibilità verso la cosa pubblica, verso il senso dell'appartenenza, e avremo anche una società migliore. Ma dipende da quello che facciamo oggi e da come riusciamo a trasferire alle nuove generazioni questi valori. Palermo, giustizia definitiva per il piccolo Di Matteo. Confermato l'ergastolo per i boss mafiosi Giuseppe Graviano e Salvatore Benigno, accusati dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, rapito nel 1993 e sciolto nell'acido nel 1996, con l'intento di costringere il padre a non pentirsi e rimanere nell'organizzazione criminale mafiosa Cosa Nostra. Il piccolo era stato portato via dal maneggio dove si allenava da Spatuzza, Salvatore Grigoli, Benigno, Giacalone e Giuliano. Proprio Spatuzza nel 2008 parlò del sequestro e delle fasi di prigionia e permise di dare a questa vicenda i colpevoli definitivi. Monreale, aggiudicati i lavori del palazzo dell'ex pretura. L'impresa Codimar SRL di Misimmeri si è aggiudicati i lavori per la ristrutturazione del palazzo dell'ex pretura, che avranno una durata di circa 65 giorni, con uno stanziamento complessivo pari a 45.110 euro. Gli interventi prevedono la dismissione dell'attuale impianto elettrico, il suo rifacimento secondo la normativa CE, insieme al rifacimento dell'impianto di illuminazione e di collegamento dati, sotto la direzione tecnica dell'ingegnere Vincenzo Iannazza. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Monreale, Filippo Di Matteo, il quale ha dichiarato: «Finalmente si dà il via ad un progetto importante, in quanto al termine dei lavori i locali saranno destinati agli uffici della pubblica amministrazione. L'edificio, che ospita già altri uffici comunali, quali l'anagrafe e lo stato civile, in passato è stato utilizzato anche come sede della pretura, dove vi hanno lavorato giudici importanti, fra i quali Paolo Borsellino, che iniziò i primi anni della sua carriera proprio a Monreale». Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Figarazzi, un viaggio culturale, riviviamo i Fenici. A partire dal 27 febbraio, la scuola Francesco Paolo Tesauro darà via al progetto didattico Riviviamo i Fenici. In collaborazione con l'associazione culturale Arte Mente, l'iniziativa è rivolta alle classi quarte che diverranno protagoniste di un affascinante viaggio volto ad approfondire la loro conoscenza sulla civiltà fenicia, attraverso la ricerca e lo studio di reperti archeologici e strutture architettoniche. Verrà allestito un laboratorio di ceramica per potenziare lo sviluppo delle capacità creative, realizzando opere tridimensionali. Inoltre, gli alunni, con la visita al parco archeologico di Solunto, avranno la possibilità di sviluppare le loro capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le tecnologie documentate nelle diverse epoche, avendo a disposizione fonti materiali scritte e iconografiche. Palermo, 3 ristoranti sotto sequestro. 3 ristoranti risultati totalmente abusivi sono stati sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Palermo, in cooperazione con il personale dell'ASP, in quanto privi delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. I titolari dei 3 ristoranti non presentavano le previste dichiarazioni dei redditi, risultano di fatto evasori totali grazie ad un monitoraggio degli elementi informativi risultati dall'anagrafe tributaria. Uno dei 3 esercenti aveva escogitato un ingegnoso sistema per evadere, rilasciava ai clienti scontrini fiscali mediante l'utilizzo di un vecchio registratore di cassa che emetteva documenti riportanti una partita IVA intestata ad un suo parente, riferibile ad un'attività commerciale similare, ma con una pecca: era cessata da un paio di anni. I 3 ristoratori con esercizio nelle zone di Borgo Nuovo, Bellolampo e Corso Calatafimi, oltre a non essere a posto con il fisco, sono risultati non in regola anche con il rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie. Al termine delle attività ispettive sono stati sequestrati preventivamente tutti e 3 i locali e segnalati alla locale procura. I 3 imprenditori, per aver esercitato in maniera abusiva il congelamento di alimenti precedentemente acquistati freschi e per aver detenuto gli stessi in condizioni igienico scadenti ed in ambienti privi di sequestri igienico-sanitari. Villa Abate, una politica per l'uomo. È stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale l'incontro dal tema Una politica per l'uomo. Ad aprire, il vice sindaco Francesco Giglio, che dopo aver dato il benvenuto ai presenti, ha detto di ritenersi soddisfatto della cultura di speranza che si sta diffondendo, anche se ancora ritiene ci sia parecchio da svolgere a Villa Abate. Il giovane moderatore ed esperto per i rapporti con i giovani e la cultura religiosa, Gaspare Ivan Pitarresi, ha accolto calorosamente i 2 relatori, Don Antonio Todaro, vicario episcopale della diocesi di Palermo, e Calogero Caltagirone, docente di filosofia morale all'Università LUMSA di Roma. Caltagirone ha fatto un excursus sulla metamorfosi della società e i sistemi di riferimento di comunicazione, citando così filosofi come Hobbes, Kant e Hannah Arendt, esplicitando l'importanza del modello familiare. Don Todaro si è concentrato più sulla mansione della Chiesa di Roma come strumento portante di crescita cristocentrica. All'evento inaugurale di una lunga serie hanno aderito diverse associazioni e parecchi componenti del Consiglio Comunale. Palermo, riscoprire il gusto della pizza. I componenti della Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo hanno fatto riscoprire il gusto della pizza in ogni suo dettaglio. Inizio di settimana con 1 o 2 giorni interamente dedicata alla cultura culinaria prettamente italiana. Lunedì si sono ritrovati alle 18.30 davanti alla nuova pizzeria Peppe's Pizza e Pollo di Giuseppe Lipari, al civico 15 di Viale Giulio Cesare a Villa Abate, per l'inaugurazione del nuovo locale. Il presidente della FIP Giovanni Mento, il delegato regionale Domenico Sireci e il fiduciario provinciale per Palermo Lorenzo Aiello sono sempre più motivati a continuare il progetto di valorizzazione di questo prodotto, che dalle loro mani farà sicuramente il giro del mondo. Pizze di tutti i gusti, accompagnate da buona rosticceria, sotto le note che guidavano le acrobatiche pizze del figlio di Aiello, Antonino. Ma il sapore non termina con una sera. Infatti, ieri, presso il caseificio Billeci di via Baio Pozzo, si è tenuto il primo master ricotta e mozzarella artigianale, un'occasione unica per imparare a lavorare e gustare i derivati del latte, che rendono incantevole questa delizia. Presenti diverse delegazioni siciliane della FIP e il colonnello dell'esercito Giuseppe Ferro,
Ora l'appuntamento sarà il 17 marzo a Messina. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sport, calcio, miglioramenti per Belotti, Morganella, stop stagionale. Si lavora in casa Palermo per preparare la gara casalinga contro il Bari. Gli uomini di Iachini sono scesi in campo più determinati che mai a portare a casa i tre punti, consapevoli del rischio di perdere la vetta. Miglioramenti per Belotti, mentre Di Gennaro è stato sottoposto alle terapie dopo l'infortunio di sabato. Tornerà in campo Maresca, che ha scontato la giornata di squalifica e che potrà dare sostanza e spinta ad un centrocampo che contro lo Spezia ha mostrato segni di cedimento. Intanto Morganella ha lasciato l'ospedale ed è tornato a casa. Per il giocatore stagione finita. Lo svizzero dovrà tenere per sempre sotto la pelle del viso viti e microplacche in titanio. Intanto in casa Bari, prossimo avversario dei Rosa, si lavora per raccogliere i soldi per affrontare la trasferta siciliana. La società di Matarrese, che ufficializzerà il fallimento dopo la gara contro il Palermo, non ha neppure i soldi per affrontare il viaggio verso il capoluogo siculo e così ieri era a caccia di 10.000 euro. Possibile trasferimento in pullman e non in aereo. Dalla società di Viale del Fante comunicano che sono comunque in vendita i tagliandi per la gara di sabato. Possibile acquistarli presso le rivendite autorizzate e da domani anche presso i botteghini del Renzo Barbera. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito ufficiale ilpalermocalcio.it. New York, regista palermitano premiato per il suo documentario. Il giovane regista palermitano Davide Gambino ha vinto il più importante riconoscimento della New York Film Academy, dell'Istituto Italiano di Cultura e del Guggenheim Museum come miglior documentario del panorama cinematografico emergente. Pietra pesante, questo è il titolo del film Realtà del giovane palermitano, racconta la storia di Lorenzo, un pastore di Santo Stefano di Quisquina che non solo alleva gli animali, ma ha creato una fattoria didattica che accoglie tanti studenti interessati a conoscere i segreti di quel mondo. In 20 anni Lorenzo ha costruito un teatro di pietre e unito stelle e pietre, 99 come quelle della costellazione di Andromeda. Una vera opera d'arte raccontata dal regista che volerà la prossima settimana negli States per ritirare l'ambito riconoscimento. Questo programma è stato offerto da
caro saluto a tutti voi amici che seguite il meteo.it. Previsioni per mercoledì 26 febbraio 2014. Una debole perturbazione raggiunge le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con piogge. Ecco il dettaglio grafico: al nord nubi via via più diffuse su tutti i settori, con piogge che però interesseranno il Piemonte, la Lombardia e la Liguria. Altrove ci saranno anche schiarite e solamente occasionali piovaschi. Al centro nubi in aumento dalla Sardegna verso tutte le regioni, con piogge che appunto dalla Sardegna si propagano verso le regioni peninsulari, interessando la Toscana, l'Alto Lazio e l'Umbria, anche con qualche temporale sulle coste laziali. Altrove avremo anche delle schiarite ma alternate, vedete, a possibili occasionali piovasche. Al sud tende a coprirsi su tutte le regioni nel corso della giornata, ma senza particolari fenomeni degni di nota, se non occasionali, deboli e sparsi. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 600-800 metri, in Appennino vediamo sopra i 1200-1300 metri, venti che soffiano deboli o moderati dai quadranti meridionali. Diamo un'occhiata anche alle nostre temperature, minime sui 5-8 gradi al nord, vediamo al centro fino a 9 gradi al sud. Che cosa accadrà di giorno? Di giorno 10-14 gradi saranno raggiunti al nord, fino a 16 gradi invece al centro e 17-18 gradi al sud, come vediamo anche dal nostro sempre chiaro dettaglio grafico. Benissimo, l'aggiornamento finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti con il meteo.it, il sito numero uno in Italia.